Nuovo acquisto del Civitavecchia, Simone Scerrati. Intanto ti chiedo, sei contento di essere venuto qui al Civitavecchia con un allenatore che conosci, amici? Beh, contento il minimo, penso. Comunque è una piazza importante e venire all'ultimo giorno disponibile di mercato comunque non è mai facile, però sono molto soddisfatto di questa decisione, dell'opportunità che mi ha dato il mister e la società e spero di fare il meglio possibile, dare contributo alla squadra per fare, raggiungere intanto questa salvezza tranquilla che è la cosa, la priorità che ha la società e poi magari di divertirci. Di chi è il merito per averti fatto venire qui? Ma non c'è merito, c'è stata una situazione particolare su a Serpentara dove ero e appena il mister ha saputo di questa mia situazione mi ha contattato subito, mi ha prospettato comunque tutto, già comunque conoscevo la società, conoscevo tutto e ho detto subito di sì. Ecco, tu conosci ovviamente sia Alessandro Amici con cui hai vinto una Coppa Italia, conosci anche Cesaro che in queste prime giornate è stato decisivo per il Civitavecchia che ha 6 punti, quindi a punteggio pieno. Dove credi possa arrivare il Civitavecchia? Ma come ho detto prima, come ha detto la società, come ha detto il mister, intanto di raggiungere la salvezza con più tranquillità possibile. E poi comunque, come hai detto anche te, con giocatori di livello come Andrea, come anche tanti altri, la salvezza penso sia il minimo. Cerco di dare, come ho detto prima, il maggior supporto possibile alla squadra. Quali sono le tue caratteristiche? Sei più una prima punta, una seconda punta, un esterno? Ma ho sempre giocato come esterno. Da quando comunque mi allena il mister con anche il merito di Andrea Cesaro ho fatto molti gol in un anno e mezzo e non ho avuto mai un ruolo ben definito. Giocavo punta, esterno, con Andrea comunque ci trovavamo a memoria e non era mai un ruolo fisso. Fisicamente come ti senti? Ti senti pronto per la gara con la Boreale? Sì, già mi sento pronto a domenica e non vedo l'ora di esordire e di dare tutto per questa maglia.